Buonasera e benvenuti a una nuova live nel salotto dello Scarabocchiatore. Questa volta con noi un nostro caro amico ci è venuto a trovare già altre volte. Lui è un lupo cattivo, cintura nera di china applicata. Lui è Andrea Modugno. Ciao Andrea, grazie Ciao. per aver accettato il nostro invito. Tu Grazie nel salotto stai di casa, abbiamo una poltrona col tuo nome, abbiamo fatto sfide, disegno in diretto. Di tutto, quindi praticamente lo conosci quasi meglio di me il salotto. Comunque, complimenti per la libreria che ti fa da sfondo. E non è solo quella, c'è ancora prolunga, vedi? Quindi, quando ti farò la domanda scomoda, se leggi, tu praticamente la risposta me la fai vedere proprio in diretta. Facciamo prima. Allora, io ti ho invitato qua e tu hai cortesemente accettato perché sei un autore che ha fatto tante cose, però adesso abbiamo questo qua. Che in edicola, che per come abbiamo letto il fumetto da edicola è sempre un salto in più, mi permetto di dire. Tu sei l'autore di Darek, l'ombra del lupo, che noi abbiamo Siamo massimo. sponsorizzato più volte. Però, insomma, questo qua è della Bugs Comics Sì, Italia, la base. insieme con Samuel Stern, sono le testate che vanno in edicola. Quindi, e questa qua è numero 18, 18, sì. che saluto i curatori Lamberti e Cantone, che è in edicola, e l'hai completamente disegnato tu. Sì. Confesso. Bellissimo. È un fantasy. Confesso che io non me ne vogliono gli autori, ma questo è il primo numero che ho compilato per conoscere, per vedere come avevi lavorato, perché mi volevo appuntare gli errori da dirti in live, però errori non ne ho trovati purtroppo. Quindi vi consiglio di leggerlo perché è bellissimo. Allora, per condividere quello che ho potuto leggere con chi non l'ha preso, prima di iniziare a vedere le tue tavole, vuoi spiegarci com'è nata questa collaborazione con Bugs e come siamo Guarda, arrivati a Cagliari? con Bugs è nata semplicemente perché quando ho visto che in uscita c'era questo nuovo fumetto, io ho contattato la redazione chiedendo se c'era la possibilità di fare delle prove per il fumetto. E le prime prove che ho fatto, circa 6 mesi prima, diciamo, erano andate con un punto di domanda, nel senso c'erano un po' di errori perché diciamo, dalle bozze che mi avevano mandato non avevo colto alcuni dettagli del personaggio e questa cosa qua mi aveva portato un po' fuori dalla linea. E così poi, visto che però gli errori erano quelli, parlando con Luca, con Lamberti, mi ha praticamente detto: guarda, sì, sarebbe da correggere questo, quell'altro, quest'altro ancora. E io ho detto: senti, ma posso fare allora? Posso un attimo riprendere queste pagine qua? Mi fa: guarda, te ne faccio fare altre, perché tanto nel frattempo avevano cambiato, avevano deciso di inserire i grigi nel fumetto, di farli in scala di grigi. Così mi hanno mandato altre due tavole da fare. Dopo circa un mesetto mi hanno detto: guarda, va bene, sei dentro. L'unica cosa è che sono subentrati, infatti ti richiameremo poi dopo il dodicesimo numero. Perché praticamente ormai la stesura dei primi 12 numeri era già stata fatta con i disegnatori, quindi non c'era più la possibilità di entrare nel roster dei primi disegnatori. Mi hanno messo per la seconda parte, dal 12° numero in poi, in pratica c'era la possibilità di fare questa cosa e mi hanno dato il numero 18. Prima era il 14, poi è diventato il 16, alla fine è diventato il 18, comunque diciamo era in uscita quest'anno. Tu sapevi che era in uscita quest'anno, questo è il numero 18 che si intitola Il male conteso, Bugs Comics, attualmente in edicola. Quindi se volete vedere, leggervi una bellissima storia, fantasy, disegnata dal nostro Modugno, io vi consiglio di andarla a prendere perché veramente vale. Tu col fantasy un po' ci stai a pappe ciccia, posso dirlo? Infatti, con Massimo ci Massimo, tu ridevamo. ti dici Massimo Pini, che saluto, che è lo Massimo sceneggiatore di Pini, Darek, l'ombra del Dai, ci lupo, vedevamo però voglio citare, anche se mi permetti, il grande Talabi, che saluto, cavolo. Giovanni Talabi, che ha fatto le copertine, se dico bene, assolutamente, sì. di Darek. Sempre. Diciamo che è il nostro biglietto da visita che ci fa attirare gente, Ah, quindi. stanno arrivando i saluti. Allora, un attimo solo che voglio far vedere un attimo i saluti, che ci sono tanti amici tra i quali ci è venuto a trovare pure Darek. Questo è Massimo in incognito, te lo dico io. Sì, chiaramente. Massimo Pini, lo sceneggiatore, bravissimo. Tra l'altro, se ti ricordi, abbiamo avuto anche il piacere di avervi entrambi e tu hai realizzato una sua tavola in diretta.
la sua tavola sceneggiata in diretta. Sì. Viva Giovanni l'uomo bello. Giovanni penso si riferisce a questo punto. Confermo allora che Massimo. A Taranto. Sì, sicuramente. Oppure potrebbe essere anche Darek che sta scrivendo. Non lo potrebbe so. Essere anche Darek che ha avuto, che si sta imitando Massimo Pini. Sempre andate a recuperare, noi abbiamo fatto anche le interviste impossibili, ti ricordi? Abbiamo intervistato anche Darek tempo fa, sempre sui social. Massimo, sì, tramite Massimo, sì. Tramite Massimo che ha girato a Darek nella sua... Ha girato ovviamente, sì, lui che ha il contatto diretto al WhatsApp con Darek. Scusami se ti ho interrotto, allora volevo dirti il fatto del fantasy, il tuo rapporto. No, il fantasy che con Massimo, dicevo, ci stiamo un po' giocando sopra sul fatto che attualmente... sono il disegnatore che sta facendo i fantasy italiani, perché ho fatto Bugs, ho fatto Darek, che anche se è un prodotto nostro, comunque sia un fantasy, e da pochissimo ho iniziato con Dragonero di Bonelli, quindi di nuovo un ennesimo fantasy. Quindi ho coronato questo trittico di personaggi fantasy, e devo dire che mi hanno associato al fantasy, perché a questo punto... Vabbè, non credo che ti dispiaccia, però effettivamente... No, non ci avevo pensato che Calia è fantasy, poi è Dragon. Poi in effetti poi altri non è che ce ne stanno a meno da Edicola, no, lasciando i graphic. No, ci sono altre realtà, ad esempio Bonelli c'è Nero, che è stato quello di Mammucari, dei fratelli Mammucari, che effettivamente è un altro fantasy, però più storico. Infatti stavo per dire, io forse Lilith potrebbe essere considerato un fantasy, se non dico male. No, ma Lilith di Enoch? Sì, che è anche autore di Dragon Age. Lilith è totalmente una cosa completamente diversa, nel senso che il personaggio attraversa le epoche storiche. Quindi l'epoca giapponese, il periodo, che ne so, nella Cina... Quindi è più fantascienza come momento. Sì, il concetto di fantascienza è questo, il personaggio... Viaggi nel tempo. Rimbalza in ogni episodio, rimbalzava in un periodo storico diverso alla ricerca di una determinata entità, e quindi vivevi questa cosa. Siamo d'accordo anche con Darek. Praticamente se possiamo dirti che sei il fantasy italiano a fumetti, dai. Attualmente sì. Posso vantarmi di questa cosa. Quindi praticamente tu hai fatto delle classiche prove con la casa editrice. Sì, ho fatto delle prove, sì. Così lo dico per chi ci segue, che aspira a diventare autore, a seguire i tuoi passi, ma le tempistiche? Tempistiche, guarda, dipende molto da casa editrice, da editore e soprattutto in che momento ti proponi. Nel senso, ci sono delle condizioni dove tu, come dire, ti metti in gioco, e ti presenti, però magari non è il momento buono. Non è il momento buono perché magari la testata è già piena, non stanno cercando disegnatori, non stanno cercando autori nuovi. Allora lì i casi sono due: o veramente sei un autore che è un peccato lasciarti andare, e allora lì hai sicuramente qualche possibilità. Se no, questo sarà stato il caso tuo, sono sicuro. Non proprio. Oppure invece ci sono delle situazioni dove, ad esempio nel mio caso, tanto per dire, con Bonelli è nato così. Con Bonelli io ultimamente ho spedito delle prove che non c'entravano assolutamente niente con Dragonair, perché non avevo fatto più prove. Però era un momento che avevo finito il lavoro, stavo già optando per fare delle altre cose, ho detto vabbè, ma io spedisco. E la risposta mi è stata detto: guarda, stiamo presentando 4 disegnatori nuovi, ti inserisco nel 3 o 4 disegnatori, ti inserisco nel gruppo. È andata bene, perché in quel momento stavano cercando. Tempo fa, quando feci le prove... Scusami, non lo sapevi che stavano cercando o avevi avuto notizia? No, quindi si può dire, termine tecnico, a culo. A culo, sì. Ma ci vuole una dose di culo. Cioè, nella vita sempre, sì. Sì, ma poi questo mestiere penso sia... Ripeto, o sei veramente l'eccezione, e fortunatamente ce ne pochi, perché se no sarebbe da sbagliare. Non è vero, ma Andre, sei bravissimo, hai fatto questo volume, no, io mi sono immerso. Secondo me poi quando le persone, chiunque, lo metti a lavorare... e gli dai la possibilità di lavorare, viene fuori qualcosa di buono, comunque sia, gli permetti di lavorare sul pezzo. A me, ad esempio, Giovanni Bruzzo, che ora è un disegnatore di text ormai da parecchi anni, quando l'ho conosciuto, io ero un ragazzino, cioè avevo 17 anni, e lui lavorava per Mister No, e lui mi diceva, dopo un po' di anni di gavetta che avevo fatto con lui, perché io ho iniziato a bottega, cioè ho iniziato, io ho fatto... Bottega da Giovanni Bruzzo sei stato, giusto? È stato il primo disegnatore vero al quale mi sono trovato a dialogare, a avere proprio un rapporto, perché
e aveva fatto un corso, diciamo, di fumetto scolastico, una cosa proprio breve, che però non potevo frequentare per determinati motivi, e lui mi ha lasciato la possibilità di andarlo a trovare a un tot di chilometri da casa mia, dove lui aveva lo studio, e io una volta al mese andavo da lì, portavo le tavole, tavole completamente acerbe, impossibili da pubblicare. Era giovanissimo. Però la passione c'era, e allora lui pian piano mi ha detto, siamo arrivati a un punto che mi ricordo, mi disse: adesso a te servirebbe di avere delle tavole da pubblicare, perché almeno riesci a macerare il lavoro, ti rendi conto dei tempi, degli errori, di cosa è bello e cosa non cosa è bello e brutto, cioè cosa è bello e cosa è pubblicabile. Perché spesso e volentieri c'è l'errore di pensare che una tavola bella sia pubblicabile. A volte è bella, ma è piatta. È completamente piatta e magari non funziona, però esteticamente è talmente bella che uno ci sorvola. Però un editore ci sta dietro, perché se non riesce a comunicare, non c'è una narrazione, non c'è uno storytelling, diventa un po' difficile poi da rivendere. Allora anche l'autore estremamente bravo, e magari fa pochi prodotti e non di grande livello, e uno lì per lì non capisce perché ha bagliato dalla bellezza della pagina, che poi in realtà non funziona. Ma in realtà è una cosa interessantissima, la pubblicabilità. In genere uno non ci pensa, che uno guarda l'estetica, certo, o la tecnica, invece la pubblicabilità, certo, una volta la tecnica c'è, però magari si sbaglia, che ne so, la scacchiera della tavola, non siamo in grado di equilibrare i bianchi e i neri, e io ad esempio ero un mio difetto estremo. Infatti quando ho iniziato a lavorare con la Francia, che lavoravo in linea chiara, io ho tirato un sospiro di sollievo, perché non avevo la problematica delle ombre, che sembra stupido, però quando devi fare determinate tavole e hai bisogno di creare un'atmosfera col bianco e il nero, se non lo sai calibrare viene proprio facciuto. Certo, mi sembra sì. E allora si trovano degli escamotage a volte che però non sono tanto belli. Ma da come conosco il tuo lavoro faccio fatica a credere che non calibravi il bianco e il nero. Ma io le tavole vecchie non te le faccio vedere. Quindi... Ah, per questo? Quindi oltre al culo anche la furbizia. No, parte di scherzi. Comunque io come tutti, questo mestiere continuo a imparare. Ogni volta che fai un lavoro e ti affacci con chi ne sa più di te, ti dà quello sprint in più e quella comprensione in più. Che secondo me lavorare a fianco a persone che lavorano e fanno il mestiere ti dà l'opportunità di migliorarti, se vuoi ovviamente. Io conosco anche delle persone che non accettano critiche. Penso che nella vita non è una cosa buona. Io ne conosco. E quindi spesso sono un po'... Si piantano. Sì, sì. Senti, una curiosità, lui, Giovanni Bruzzo, ti disse hai bisogno di sfornare tavole, di pubblicare, così ti rendi conto del... E cosa hai fatto? Così lo diciamo anche a chi ci sta seguendo. Ho provato in tutti i modi, ma non mi voleva nessuno. Nel senso, ho provato continuamente, però le proposte a chi mi proponevo, ovviamente ero troppo indietro all'epoca. Cioè, quando hai 20 anni, 22 anni, anche se hai la passione e ti mancano le basi, ti mancano, inutile. Quindi, allora ho continuato a fare tavole, tavole su tavole, poi intorno ai 27-28 anni, quindi ci ho messo un gian bel po', ho conosciuto Alessio Lapo, che lavora per la Francia. Alessio e Simona, che sua moglie, Mocavino, che in pratica loro in Francia sono due nomi proprio importanti. E lui, anche lui, mi ha fatto fare la stessa cosa che facevo con Bruzzo, cioè lui mi correggeva le tavole e tutto quanto, con la grossa differenza che mentre Bruzzo era molto delicato, mi diceva: guarda, questo non va bene, dovresti rifarlo. Alessio le guardava e diceva: Andrea, fa schifo. Vabbè, forse è pure più grande. E quindi ho trovato un muro estremamente duro che mi massacrava tutte le volte, cioè lui proprio mi abbatteva le tavole. Però anche il suo modo era un modo costruttivo. Ad esempio, da lui ho imparato molto la narrazione. Lui mi ha insegnato parecchio la narrazione. E lo poi storytelling. Sempre tramite lui. Infatti, ad esempio, poi grazie a lui ho fatto le prime prove in Bonelli, dove ho portato le prime tavole, sempre di Dragonero, perché avevo la fissa. E in pratica le prime bozze che ho fatto e tutto quanto mi hanno contestato determinati lavori. Che ne so, il personaggio, Jan che non era Jan, Gmor che era sbagliato le dimensioni,
i cavalli che non erano, cioè mi hanno corretto un po' tutta la struttura, ma lo storytelling e la narrazione insieme sembra andata bene. Quindi diciamo Alessio ha fatto un buon lavoro. Quindi poi, diciamo, possiamo dire che ha imparato con la gavetta. Sì, io gavetta pure. Prendendo mazzate, lo possiamo dire. Di brutto anche. Anche perché io mi sono sentito dire... Io questo lo voglio sottolineare, perché stanno tanti ragazzi che ci seguono che al primo rifiuto, alla prima critica, magari hanno crisi depressivi. Però, voglio dire, a Modugno, avete capito? L'hanno preso a mazzate. E io ti dico, mi sono trovato più di una volta, mi sono sentito dire, guarda, disegni bene, ma cambia mestiere, perché tanto non è la portata. Bellissimo. Sì, più di una volta, cioè, non neanche da dire una volta, più di una volta è capitato. Però ci sta un po' lo scotto che devi pagare anche per queste cose qua, cioè fai un errore o ne fai a... Mi è capitato anche ultimamente di fare un errore, non recuperabile, niente di che, però ho fatto un errore e nel momento che ho fatto quell'errore sembrava che mi crollasse tutto addosso, perché è stato visto dalla persona sbagliata nel momento sbagliato. E quindi ci sono stati dei giudizi molto duri. Quindi prendi ancora adesso mazzate? Sì. Ragazzi, ma vi rendete conto? Quindi non vi dovete scoraggiare. Lo sai benissimo che è così. Sì. E quindi ti dicevo, grazie ad Alessio, poi mi ha detto, guarda, prova a sentire Laurea. Casa editrice Laurea di Reale, che Lancio Story, Scorpio, sono le riviste storiche. Avevo già iniziato a fare qualcosina, avevo lavorato per le case minori, tipo Wombat, cioè... proprio micro case, perché erano magari del Salernitano, del sud, e pubblicavano solo lì. Però comunque erano case. È uscito nel frattempo con Darek. Cioè, Darek, ricordiamolo, perché abbiamo citato anche prima, è una vostra autoproduzione. Sì, però mi pare che iniziò con un editore, se non ricordo. È iniziato con un editore che era Gianni Lacorte, che con la Corte Edizione aveva acquisito la Pavesio Comics, e aveva fatto uscire col marchio di Pavesio il primo numero di Dark, che era il primo fumetto che faceva uscire la Corte dopo il passaggio di proprietà fra praticamente il Vittorio Pavesio e Gianni la Corte. Poi noi abbiamo avuto... E Pavesio, mi permetto di dire, marchio storico per... Sì, storico. Io infatti Vittorio Pavesio, ho avuto la fortuna poi di conoscerlo in quel periodo lì, siamo diventati amici, siamo stati insieme ad Angoulême. E io mi viene da ridere perché glielo dico sempre, tutte le volte che lo vedo. Cioè, io quando avevo 16 anni andavo a Lucca con le mie 100.000 lire che mi ero risparmiato durante l'anno. Io andavo nel suo stand e c'era sempre lui vestito di nero, con la cravatta nera, con una cartellina in mano e con gli autori di turno. All'epoca era sempre Frezzato l'autore di punta delle sue. E io andavo lì, mi ci perdevo le giornate finché non arrivavo al treno per tornare a casa e spendevo tutti i miei risparmi. Gli dico sempre verso quell'uomo, no? Perché ormai... E invece poi siamo diventati amici, cioè su quelle cose assurde di questo mestiere. Che te magari questa è una cosa bella. Amici tantissimo qualcuno, lo segui, poi magari ti ci ritrovi a mangiare assieme. È capitato lo stesso con Castellini. Siamo io e Massimo Pini, quando siamo stati ad Albissoli. Claudio Castellini. Cioè, per me ancora oggi è veramente un mito, perché... Credo non solo per te, oggettivamente. Io mi sono avvicinato al fumetto americano, al di là dello Spider-Man di Romita, per i disegni di Castellini. Infatti, ho scritto Massimo. Ricordiamo che Darek l'hai fatto con la sceneggiatura di Massimo Pini, che salutiamo e ci sta seguendo da... Massimo, al di là di tutto, che sta in sordina, però... è la persona che in assoluto ha avuto più fiducia in me, perché quando abbiamo iniziato con Darek lui ha avuto un excursus con altri disegnatori che purtroppo non è andato bene per altri motivi, non perché non ci si trovava, perché la gente deve lavorare e in qualche modo deve trovare una quadra. Con me ci siamo trovati sia come rapporto di amicizia e tutto quanto, ma lui ha tenuto duro e mi ha dato una mano in tante cose proprio per portare avanti il progetto, perché ci credeva. Quindi ancora adesso, ad esempio, io ora mi sto anche studiando un mio progetto personale, ma dietro le quinte c'è lui. C'è lui che mi fa un po' da regia. È una bella amicizia che ha portato anche a bei fumetti. Una bellissima amicizia, ma a livello professionale ci sosteniamo a vicenda. Infatti teniamo duro, ci scappa da ridere, perché a volte ci sfoghiamo magari del più del meno, però poi si trova sempre un fronte comune nel linguaggio del fumetto, perché poi è una passione comune. Questo è sempre Massimo. Beh, questo lo dice proprio. Diciamo che
ormai siete amici, penso ormai un'amicizia da fumetto. Sì, da fumetto. Come avevamo già raccontato, noi ci siamo conosciuti nel modo più ridicolo. Lui che mi contatta, io che non lo calcolo per dei mesi. Sì, perché in realtà, questo l'abbiamo detto in una precedente live, che se volete potete recuperare. Perché in realtà lui veniva da delle disavventure con i disegnatori, se ricordo bene, e tu stavi scocciato di imbarcarti in un'operazione che poi... Io sono imbarcato sempre in progetti senza senso. Perché e poi... quindi, diciamo, il primo abboccamento non è stato proprio baci e abbracci. Però poi è andato bene, per fortuna nostra, che abbiamo poi letto Darek. Però questo, io questa live la rilancio a tutti gli appassionati e aspiranti autori, perché stai dicendo cose molto importanti anche per loro: non preoccuparsi delle mazzate, andare avanti, studiare, e poi potete arrivare dove è arrivata Andrea, adesso con Calia, in edicola. E ripeto, il fumetto da edicola, per chi come noi è cresciuto, cioè è considerato sempre una tappa importante nella carriera di un autore, sei d'accordo, penso? No? In Italia è ancora più importante, perché... il fumetto, fra virgolette, lo dico, popolare, perché oramai il fumetto è da collezione, però il fumetto che nasce come concetto popolare è quello che ha portato avanti l'editoria italiana dagli anni 60. E padrona sicuramente assoluto Bonelli e Disney, però il fumetto da edicola ancora oggi... Ad esempio, io nel momento che sono uscito, ho avuto adesso la possibilità di lavorare con Bonelli, mi sono arrivati dei contatti, ma anche di parenti che non vedo da 20 anni, che mi hanno fatto i complimenti perché esco con, cioè perché lavoro con Bonelli, ho lavorato con Bonelli. Fermo restando che non è ancora uscito il volume. No, non è ancora uscito. Quindi quando uscirà magari viene qualche figlio che non sapevi di avere. A giugno, è programmata per giugno, sì. Sarà una mini di 32 pagine all'interno del fumetto classico. Ci saranno tre storie, una scritta da Enoch, una da Vietti e una da Barbieri. Io ho fatto il lavoro con Barbieri. Ah, quindi stai proprio con... insomma, sono tre soggetti. Quindi lo prenderemo, sarà uno speciale estivo uscendo a giugno, penso. No, esce nel numero... cioè, proprio il numero... Cos'è, il 20? Ah, serie regolare. Serie regolare, praticamente delle storie che farà contorno con la linea principale, raccontano un determinato evento degli eroi, cioè dei protagonisti. Lì non vi sto a dire ovviamente niente, così tanto a parte che Dragon Air è conosciutissimo. Sì, parleranno di un particolare evento che non segue la storyline principale, però inserisce degli elementi che poi in futuro si svilupperanno. Dai, facciamo vedere qualche tavola, perché ne abbiamo parlato. Guardate Andrea com'è bravo. Queste sono le tavole chiaramente di Calia, che è uscito da pochissimo in edicola. Adesso condivido lo schermo. Sta ancora in edicola, quindi se volete lo potete recuperare. 18, adesso. No, 18, il male conteso. Eccola. Se non vedi aprire, ad esempio, qua c'è la... Questa è la tavola 1. Questi una volta si chiamavano Bonelliti, perché pur non essendo della Bonelli... Ma ancora adesso li stanno, vedo che li chiamano così. Ah, ancora? Sì. Ovviamente queste sono le tavole senza i testi, perché sono quelle dirette. E Andrea aveva problemi con i bianchi e neri, ha detto, col bilanciamento di... Lo so, però ti ripeto, ci sono tante tavole di studio. Però questo qua, questo è realizzato totalmente in digitale, mi dicevi, prima in digitale. Sì, ma anche lì ormai il digitale, che io spezzo una lancia a favore di chi utilizza sia il digitale che anche il tradizionale. Il tradizionale non è che uno non vuole utilizzarlo, anzi, forse per me io farei tutto in tradizionale. Il problema è che quando hai a che fare con delle scadenze, quando sei un autore emergente e quindi non ti puoi neanche permettere di dire guarda, io questa non la modifico perché per me funziona così, esempio, ti danno da fare delle modifiche e te ne danno da fare tantissime. Quindi cosa vuol dire? Che se io sbaglio una pagina rischio magari di rifarla una, due volte. Perché Andrea Modugno sbaglia? Vuol dire questo? Per curiosità, sai la tavola più modificata, quante modifiche ci hai fatto? Più modificata? Te la faccio vedere, guarda. Ah, addirittura, quindi... Ragazzi, di Calia, sono... parlo di Calia. Di Calia, o... Calia, 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 Calia. No, Bonelli non lo facciamo vedere, non è uscita ancora. Quello che ho fatto più modifica è questa. Aspetta, questa qua. Questa qua? E questa qua. Perché questa qua c'erano degli elementi che ho dovuto praticamente riprendere e rifare completamente, dal tipo di illuminazione,
dal personaggio di... Ah, quindi ti hanno fatto anche degli appunti sull'illuminazione, sulle luci addirittura. Sì, Sono stato certo. molto attenti nel No, ma seguire. guarda, su quello come dicevo prima in privato, parlare con gli autori in questo caso è piacevolissimo perché sono persone che si vede che ci tengono alla loro creatura, quindi stanno attenti a ogni cosa. Poi non mi hanno mai rotto più tanto le scatole sulla tipologia del disegno, cioè mi hanno lasciato molto libero di interpretare i personaggi come meglio credo e tutto quanto, però ovviamente avevano un po' delle linee da seguire. Ad esempio, Lamberti, lo storytelling, cioè il layout delle tavole è praticamente suo. Cioè, io ho Perché fatto. lui è anche disegnatore, giusto? Sì. Autore e disegnatore. Lui ha fatto anche tutto il layout molto, molto sintetico, diciamo, della visione delle tavole. Lui però le voleva in un certo modo e così dovevano essere, perché comunque. Ci sta, cioè aveva un'idea molto chiara della scena, quindi voleva rispettarla. Questa tavola, ti dico, è quella che ha avuto più problematiche, perché poi è stata anche la prima apparizione diciamo, del personaggio, questo bel personaggino qua, che poi non è vero che è la prima, la seconda, perché già nel numero precedente si vedeva, però non si vedeva tutte le catene dove andavano a Ah, finire. ok. Quindi diciamo era importante per nella dinamica della serie. Sì, c'erano, infatti, c'erano delle cose che poi anche in futuro per altri disegnatori, questa serie, mi sono divertito tantissimo a farlo. Ah, questi sono i famosi cavalli. Che Sì, che qua ho la adesso. fortuna che non sono cavalli puri, quindi hanno le zampe un po' Infatti strane. stavo vedendo qualcosa che stavo per dire sbagliato, invece no. Si sono fatti apposta, sì che hanno. E questa però è una scena che stranamente, nonostante sia così articolata, non ho utilizzato reference. Infatti per quello ti dico, sono contento perché sono riuscito a realizzare questa scena abbastanza caotica, con più che altro delle reference c'erano, ma visive, cioè mi ricordavo il cavallo di Pinco Palla disegnato in certo modo, ho cercato di riproporlo, perché poi essendo una scena di morte totale, potevo anche permettermi di fare degli strafalcioni, perché effettivamente questi cavalli venivano massacrati dalle frecce, quindi Non si sarebbero più visti. sì, diciamo anche un po' più libero. Poi tanti errori, uno li sistema, li modifica, li cerca di farli Che sparire. Clip software hai usato? Che come lavori in digitale? Studio. Clip Studio Paint con tavoletta grafica o Ho Cintiq? la Sì, Cintiq. Sì, ho la la Cintiq. Cintiq. Sono passata alla Cintiq e devo dire che la differenza si vede. Cioè, proprio è proprio parecchio, come dire, è proprio un lavoro completamente diverso. La tavola grafica va bene fino a un certo punto, però la Cintiq ti permette proprio di lavorare sul foglio. Infatti poi la differenza fra, ad esempio, ultimamente ho fatto delle illustrazioni che ho avuto il complimento che mi dicono, cavolo, ma hai fatto in digitale? Ho detto, no, guarda, è analogico. Quindi quando inizi a fare, secondo me, un lavoro che uno non riesce a distinguere se è digitale o analogico, vuol dire che stai facendo un buon lavoro. Sì, penso anch'io, in effetti, che se Perché vuol dire che quella freddezza del digitale l'hai non riesce superata, l'hai a fare. superata. Oppure hai fatto tutto freddo, allora va bene. Ah, giusto, perché pure io ero dell'idea che avevi superato la freddezza del digitale. Una curiosità, Calia, di cosa, per sommi capi, di cosa parla? Così lo diciamo anche a chi Bella ci segue. articolata. È un po' articolata come cosa. E lei, vabbè, è un personaggio che è una mezzosangue. Però c'è tutta la storia legata ai Gilgadest, che mi ammazzeranno per come li pronuncio, ma ancora adesso non ho capito come si pronuncia. Che sono questa razza di pelle grigia che hanno determinati poteri che possono modificare l'organico, diciamo. E Kalia è un personaggio che nasce, diciamo, in questo mondo e dovrà affrontare ovviamente il suo passato, perché lei, essendo una mezzosangue, non si capisce bene ora. Ad esempio, nella parte dove siamo arrivati adesso, lei è già cambiata, cioè prima era una ragazzina, adesso è diventata, si può definire una donna, perché ha acquisito appieno le sue capacità e quindi ha cambiato look, infatti è cambiata proprio fisicamente. Ad esempio, la cosa bella è che a me è capitato di ricevere come si chiama, tutte le caratteristiche dei personaggi, le prime immagini e tutto di una Kalia diversa. Io stavo leggendo la Kalia tradizionale, invece a me mi sono arrivate tutti gli studi del personaggio rinnovato, che partiva col numero 13. La cosa Quindi bella è il fatto che il personaggio invecchia, matura e cambia, che non si faceva una volta nel seriale, qua c'è.
Sì, lei diciamo succede un avvenimento che la fa cambiare dall'oggi al domani, proprio Ah, quindi fisicamente. è anche portata. Sì. Infatti è difficile poter parlare della storia perché è molto molto articolata, ci sono un sacco di... c'è un gioco di scacchi fra fazioni di potere, che ovviamente ce ne sono più di uno, quindi è una cosa abbastanza... Allora ve lo dovete leggere comunque, andare in edicola, Caia, L'era dei fondamenti, Il male conteso, numero 18, disegnato dal nostro Andrea Modugno, che trovate in edicola. E poi a giugno uscirà Drago Nero, però quello magari ne parleremo più avanti, se Andrea vorrà tornare per parlare anche di quell'albo quando sarà in edicola. Io, come ho detto ad Andrea, Tavola. doveva venire qua a presentarlo perché praticamente sta sempre nel salotto, ma non ci presentava il fumetto. Questo non è molto bello. Questa è un'altra tavola dove la prospettiva la fa da padrona. Qual è la cosa che ti viene più difficile disegnare? Non dire Allora, niente, qualcosa ci sarà, no, 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 mettiamo qui. ce n'è tante, ad esempio i cavalli penso sia una bestia nera per qualunque disegnatore, Quello è un po' il luogo comune. giusto Tic e Claudio Villa sono a loro agio con i cavalli, poi loro, poi tutti gli altri credo che facciano un po' fatica, magari poca, ma un po' di fatica la fanno. E poi dipende, ad esempio io ho sempre avuto difficoltà proprio con le figure femminili, perché Veramente. basta sbagliare una linea che da femminile ti diventa maschione, cioè... Ah, Quindi ti fa tipo. bisogna stare molto attenti sulla linea, però diciamo che quello pian piano si supera lavorandoci tanto. Cioè, Allora, ci arrivano delle domande dal nostro Vincenzo, che ti giro, vediamo se ti mettiamo in difficoltà. Quei robot, come se la cavano? Noi siamo robot generation. non mi è mai capitato di doverli disegnare. Nel senso, sì, O qualcosa di... astronavi, chiedi. Astronavi mi diverto, mi piacciono. Però i robot a me piacciono molto, però non mi è mai capitato di fare, se non per cose mie, così personali. Da qualche parte c'è un Goldrick, che se lo trovo poi ve lo faccio vedere, però rischio di non trovarlo. No, no, poi magari lo conserveremo per la prossima live. Quindi il robottone hai fatto una piccola excursion, giusto un Goldrick. Sì, ma qualcosina, no, sì, un Goldrick, così ogni tanto mi capita di fare qualcosina, ma cose mie personali, magari... Sono dei progetti che ho in testa, che vorrei realizzare, dove c'è di mezzo il cyborg di turno. E io, come penso la maggior parte della gente della nostra età, è cresciuta con Go Nagai, quindi nel Sì, Goldrick, nella siamo figura tutti, maggior parte almeno, Goldrick e Generation. sì. E poi siamo anche influenzati, come disegnatori, siamo anche un po' influenzati a quello che fanno i nostri colleghi. Sì, certo. Parlavamo prima di Claudio Castellini, non so se avete presente il Goldrick che ha fatto lui con Artaus in primo piano, cioè ti vedi una cosa del genere, ti stimola a voler fare qualcosa di simile. Poi non ci riesci e allora fai dell'altro. Però questo è bello, gli autori che stimolano gli altri autori, cioè uno Sì. comunque, anche se sei a un livello magari alto, però devi guardare gli altri, cercare di trarre Guardo spunto. costantemente, ho una cartella con 8 giga di disegni che scarico dal web di autori. Proprio Allora, una siccome abbiamo detto che i cosa... cavalli non ti trovi bene, cioè, abbiamo il nostro sadico amico che ci dice: io sono ancora più sadico, un genere diverso come il western. L'ho fatto per Aurea, ho fatto due episodi di 15 pagine, perché poi in Aurea sono sempre prodotti piccoli, e ho fatto questa cosa western, e diciamo che sei sempre lì, non è che trovo difficoltà, però mi piace, è un qualcosa che mi piacerebbe. Non Tex, nel senso, non vorrei fare Tex, perché lo vedo troppo d'ansia. Cioè, è un Anzi, personaggio troppo rischioso. Però fare un western, no, serve. Ad esempio, con Massimo un'idea di un western c'è da un po'. Stiamo pensando se trasformarlo però in qualcosa di più futuristico, sfruttando gli ambienti o steampunk o ambienti un po', diciamo, di deserto, perché, diciamo, la storia che ha in testa Massimo si sposerebbe molto con un contesto del genere. E ci stiamo pensando, perché dopo Dare sicuramente andremo avanti con dei progetti solisti di magari storie autoconclusive. Non pensiamo più di fare un seriale o comunque sia un qualcosa che ci occupa troppo tempo. E sicuramente qualcosa verrà fuori. vabbè, Stiamo spero di vederlo, come attendo con ansia la
la fine di Darek, cioè la fine nel senso il proseguio con la conclusione di Darek. Scusa se ti ho interrotto, mi parlavi che hai una cartellina dove scarichi tutti i materiali di altri autori. Cartellina web. Sì, è una cartellina web di 8 giga circa di raccolte che ho fatto nel corso degli anni, perché poi seguo l'autore di turno e io ad esempio anche lì penso che è una cosa comune a chi disegna. Io a volte seguo i fumetti non tanto per la storia, ma per chi li disegna. Sì, penso di sì. Ad esempio, io adesso ho ripreso... Io a volte seguo anche chi li scrive, per deformazione. No, quello anch'io. Però diciamo che se vado a vedere nella mia rastrelliera di armamenti, di fumetti, e la maggior parte dei fumetti sono per un piacere, per una goduria visiva e anche, ovviamente, letterare, però... Che ne so, io ho iniziato a leggere Mark Millar per caso, perché ha fatto uscire un volume disegnato da Immonen. Per me Immonen è un mostro del fumetto, cioè io penso sia uno dei migliori disegnatori attualmente che c'è in circolazione, cioè per come realizza le cose, per come fa tante cose. E quindi ho preso a scatola chiusa un fumetto perché era suo, poi ho iniziato a leggerlo, ho iniziato a leggere dell'altro, sempre di autori simili che mi piacevano, ho scoperto che erano tutti i disegnatori che lavoravano con Millar. Alla fine ho detto, cavolo, però questo Millar non è mica male. Adesso Millar, ho praticamente tutto il materiale di Millar che sta uscendo in Italia, ce l'ho qua dietro, perché effettivamente è un autore che mi piace moltissimo. Stranamente e curiosamente, la maggior parte dei disegnatori che lui ha nella sua scuderia sono disegnatori che io seguo, quindi perfetto. Però è capitato spesso e volentieri di avere autori anche sconosciuti, perché magari uno non sa neanche che esistano, tipo un Oliver Till, non so chi lo conosce. No. Però è un ottimo disegnatore, ha fatto 3 numeri di una serie di 12 numeri su Ercole, versione futuristica, che non sono stati mai poi finiti, perché ovviamente è un prodotto molto bello, molto costoso, ma non ha avuto sicuramente il successo sperato e si sono fermati. Però è un disegnatore che... Vabbè, io succede, la vita editoriale è travagliata. E il problema del mercato francese, che a volte te prendi prodotti su prodotti, poi non finiscono, cioè finiscono perché magari il terzo numero non produce abbastanza. E vengono sussurrati. Quindi siamo pieni di materiale, io sono pieno di materiale incompiuto, soprattutto francese. Perché poi è stata sospesa e non è proseguito. Sì, sospesa non... Ad esempio, una parte della libreria che tu non vedi, che dall'altra parte della stanza c'è tutto materiale francese. E ho, ma ti parlerò di un centinaio di volumi. No. Io penso di aver superato i 6.000 pezzi in casa. Facile se fai un trasloco, ma in mente a questa cosa. Ne ho fatti 3, puoi immaginare lo scatole. C'erano più scatole di fumetti che di abbigliamento. Sì, ma ovviamente in mente perché l'ho fatto pure io non tantissimo tempo fa e stavo impazzendo per libri e fumetti, non mobili, non vestiti, libri e fumetti mi hanno mandato in panico. Vabbè, andiamo avanti, parliamo di cose tristi. Tu hai iniziato facendo bottega, ma se uno qualcuno volesse venire a bottega da Andrea Modugno, forse già te lo chiesi in altri lati. Se siamo in zona, a me fa più un piacere. Lui è di Genova. Sono di Genova. Certo che la mia bottega è una bottega piccola, io comunque mi affaccio al mondo del fumetto professionalmente da 12 anni, ma con case editrici importanti da pochi anni, da 2 anni. Quindi la mia esperienza è un'esperienza comunque di uno che è appena arrivato, non posso dare un'esperienza lavorativa di un Giovanni Bruzzo che quando dicevo l'ho conosciuto, lui lavorava in Bonelige da già 15 anni. Cioè, vabbè, ti do tempo un paio d'anni e poi... Devo invecchiare ancora un po', così... Un paio d'anni siamo a alti livelli, però in realtà la bottega... materiale da farvi la bottega vedere. L'ho detta... Allora, ti tolgo un attimo dalla condivisione, così cerchi con calma. Sì. Volevo chiedere, alla fine io ho detto a bottega pensando effettivamente in presenza, ma oggi come oggi un ragazzo ti potrebbe chiedere pure consigli via web. Sì, certo. Ma non ci pensavo, perché essendo io boomer ho pensato subito alla presenza fisica, però... A me è capitato due o tre persone che mi hanno chiesto... Perché ci sta... E mi scappa da ridere perché uno ha mollato completamente. Gli ha dato il consiglio. È passato dal disegno a fare sceneggiatura perché aveva delle bellissime idee e secondo me aveva proprio delle belle idee di
anche particolari, e sapeva scrivere già abbastanza bene. Quindi io gli ho consigliato di approfondire più quella parte, perché sul disegno era molto acerbo e poi tendeva al manga, ma questo non è un problema perché tendesse al manga, è perché, a parte che è più difficile qua in Italia, e poi perché il manga, soprattutto fatto da una persona che non è abituata a disegnare, diventa molto piatto. È difficile trovare qualcuno che fa la differenza. È già difficile trovare autori che fanno il fumetto classico tradizionale, diciamo stile italiano, stile francese o americano, che riescono a differenziarsi dalla massa. Io, ad esempio, sono l'esempio, lavoro, disegno da una vita, ma non sono, come dire, non sono un disegnatore che, come dire, uno vede i miei disegni e dice, cavolo, quello lì Andrea Modugno. Veramente, io lo dico. Mi conosci. No, però comunque... Vabbè, conosco come lavori, però quando lo vedo dico, questo è quel diavolaccio di Andrea Modugno che sta... Gli stessi nomi, anche quando mi chiedono queste cose, faccio sempre gli stessi nomi, però... Tu pensi a un Simone Bianchi, al di là del livello dove è arrivato, il suo disegno è talmente caratteristico che è unico. Ci sono quegli autori che effettivamente, ad esempio ora abbiamo Matteo Scalera, che negli ultimi anni è venuto fuori. Cioè lui ha una capacità di esprimere un'esplosività di movimento nei suoi disegni che puoi anche provare a copiarlo, ma non ce la fai. Vabbè, copiare magari... È proprio una caratteristica talmente forte... che viene fuori lo rende unico. E quindi o sei un autore così, oppure cadiamo nella massa. Se cadi nella massa ci sono autori molto bravi, e tutti gli autori, ci sono case editrici che sono pieni. Ad esempio in Bonelli tutti quanti. Bonelli ha una schiera di disegnatori mostruosa, ma anche Bugs comincia ad avere una schiera alta di disegnatori. Sì, sta crescendo. Però poi i nomi che vengono fuori sono sempre gli stessi. Se io ora ti chiedo, dimmi i tuoi disegnatori preferiti Bonelli, mi tiri fuori dei nomi che sicuramente sono quelli preferiti di tanti. Sì, 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 sono i più noti, sì, sì. Oddio, ma per carità, insomma... No, ma nel senso, questo non è un discriminante, eh. È che però è reale, cioè queste persone qua sono quelle che di norma sono quel gradino in più, che a volte non vuol dire che sono, disegnano meglio, semplicemente hanno trovato quella chiave di comunicazione. Sì, sì, magari hanno... E, ad esempio, all'epoca io ho una professoressa alle superiori, di disegno, che aveva le idee molto chiare, però all'epoca ero troppo giovane e non capivo le cose, no? E come tanti, perché è normale. Sì. E lei mi fece vedere ai tempi che era sbocciato il manga qua in Italia. Qua era sbocciato il manga di Buronson, di Tetsuwara, di vabbè, Akira Toriyama, era sbocciato quello in Italia. Quindi c'avevi una visione del disegno che stava cambiando. E lei mi fece vedere Mignola. E io da neofita, quando ho visto Mignola, ho detto, mamma mia, che piatto. Cioè, non mi piaceva. Adesso per me Mignola è un mostro. Cioè, io però una professoressa fare... che ti fa vedere Mignola, no. Io la cercherei per mandargli dei fiori. Però lo capite dopo, certe cose. Lei mi ha imboccato nella strada giusta, mi ha detto, no, ma te devi studiare queste cose qua. E mi ha fatto fare una cosa che, ad esempio, io adesso lo sto facendo anch'io di rimbalzo. Non consiglio sempre autori storici. Consiglio autori moderni, perché mi rendo conto che un ragazzo che ha magari 16 anni, gli fai vedere Alex Toth, non lo capisce. Cioè lo vede, ti dice, è vero, perché glielo stai dicendo te, però in realtà non lo capisce. Se invece gli prendi gli autori moderni... E tipo chi consigli? Così lo riceviamo. Ad esempio, dicevo prima, un Matteo Scalera lo consiglio tantissimo, perché... ha un tratto estremamente moderno che strizza l'occhio anche al manga in alcuni casi, però lui ha una capacità narrativa legata al movimento che ce l'hanno veramente in pochi. Consiglio giusto un Immonen, ora vabbè, più di italiano. Quello è, diciamo che magari sia da recente, però è consolidata la fama di... Sì, certo, sì, però già sono recenti, sono degli ultimi 15-20 sì. anni. Sì, a me hanno sempre detto studiati Tot, studiati Toppi. E cavolo, sì, cioè, c'è da studiare, però mi rendo conto che un ragazzino che si avvicina al fumetto, che soprattutto legge manga, vuol disegnare, e come spesso si sono sentiti dire, no, il manga non studiarlo perché non è... Beh, questa è un po' passata, questa cosa. Sì, ora è un po' passata. Più la nostra generazione, ma un po' passata. Però, sì. E quindi sì. Secondo me è sbagliato, perché invece che invogliarlo gli stai tagliando le gambe, perché lui vuol fare una cosa e gli dici a priori che quello che fa è brutto. Fagli vedere. In realtà sai cosa ho notato io, però, nella mia esperienza? Quando chiedi ai ragazzi, leggi fumetti, piace fumetti,
prima dicevano tanto Andrea Pazienza, no? Perché Andrea Pazienza. era di moda, insomma, era di moda, però no, chiaramente quello è molto, erano dei temi molto datati. Ho Sì. trovato altre Quindi, tavole. però adesso dicono convinti tutti quanti, zero calcare. Zero calcare, che Perché ha zero calcare. sfondato, allora tengono tutti zero calcare in mente. Ad esempio, io ora lo dico, mi sparerà la gente, a me non piace. Zero calcare, quella è una comicità anche un po' generazionale, se vogliamo. A me diverte come storia, Non mi però piace, gusto. non è un genere, non è proprio un genere che a me piace, quindi già quello mi allontana. Il tipo di disegno non lo trovo, trovo un bel modo di disegnare, ma non il metodo che piace a me, quindi io Sì. Io infatti non ho niente di zero calcare, ho letto qualcosina, ma non mi l'ho letto coinvolge. perché lo trovo divertente, perché secondo me Certo. parla proprio alla mia generazione, alla nostra generazione, volendo, quindi molto generazionale. Però mi stupisce quando i ragazzi di 12 anni dicono di leggerselo, Ma perché perché magari. quello che è, al di là della bravura dell'autore, è anche quello che passa alla moda. Cioè la moda di Esatto, che va di questo, moda. Perché quest'altro. Questa è un questione. dodicenne non ha il background per capire la comicità Poi di Zero alcuni Calcare. autori mettono le fondamenta, altri spariscono. Non faccio nomi Certo. perché ci mancherebbe, non voglio. No, perché giustamente poi ognuno la pensa come giustamente deve pensarla. Sì, Però a dei ci sono gusti autori che appunto. hanno fatto il boom, hanno fatto dei prodotti che sono durati magari un anno, 2 anni, e poi ora si sono riciclati come sceneggiatori da qualche parte, come disegnatori di secondo ordine, nel senso magari non vengono neanche presi in considerazione. Perché quella cosa bellissima che hanno fatto in quel momento ha funzionato nel mercato in quel momento. Sempre per Ma il fatto della cosa tecnica del culo, secondo me. sì, ma guarda, è una dose estrema, eh. Allora ti metto in condivisione la tavola che ci stai regalando. Bellissima. Questo qua invece sono delle prove che ho fatto per la Marvel. Ho Wow, ma questa è stupenda. Marvel, quale fatto le personaggio? Non prove per la riesco a Marvel, ho capire. avuto la fortuna. Allora, ti faccio vedere subito. Questa qua, tanto per cambiare, è una mini che l'ha scritta il Bompini. Nostro Massimo. Sì, perché gli ho detto, invece che fare che scopiazzare delle tavole e Ah, inventare qualcosa di così vi nuovo, siete presentati in due, diciamo, tra siamo presentati virgolette. in due. Però all'epoca, quando le ho presentate, in Marvel non accettavano sceneggiatori italiani e volevano soltanto al massimo Ah, dei ma questo disegni. è Thor, penso. Sì, questa qua è Thor che arriva. Thor che arriva, si nota. Questo è il mio Thor, come lo disegno io. Quindi mi dicevi hai difficoltà con le femminucce, con le pin-up. Sì, infatti ogni tanto mi metto a fare proprio pin-up perché con la scusa mi alleno a Infatti, se ricordo realizzare. bene, nella sfida ti chiedemmo una pin-up per metterti in difficoltà. Perché Sembra di sì. No, siamo cattivi dentro. ma va bene così. Queste qua sono tavole, mi sono divertito un casino Ah, a queste sono farle. bellissime. Ho avuto la fortuna di conoscere Cebulski 2 anni fa. C.B. Cebulski, che era un tale scout Grazie pure per la mano. a Stefano Gaudiano, che in quel momento lì era in Italia, e ho avuto modo di conoscerlo grazie a amicizie in comune, Giovanni Talami. Il mitico Talami che abbiamo più volte evocato e che salutiamo. E grazie a lui ho fatto queste prove per Marvel che sono piaciute, però in pratica il risultato è, mi hanno detto sei bravo, però come te ce ne sono, cioè ce ne sono tanti. E ce l'abbiamo anche vicino a casa. Quindi mi hanno detto se mi riesci a fare qualcosa che veramente è esclusivo, perché noi cerchiamo l'esclusività, cerchiamo quello che riesce a darmi, che questa qua è una pin-up che ho fatto. Ogni tanto, questo è il braccio di ferro, un omaggio a braccio di ferro. Omaggio a Braccio di Ferro. Sì, qua c'è un po' di tutto, Questo è eh. un omaggio invece a Talami. Talami è il nostro genio della lambada. Non so se hai sbagliato o lambada era voluta. Questi sono gli studi di Dragonero Dragonero, chiaramente. che ho fatto adesso. Che uscirà a giugno. Questo a giugno, sì. Poi Questi a colori come ogni li, tanto posso faccio chiederti queste come li cose colori? qua. Sempre a Vedi? digitale? Faccio anche queste cose qua. Mi Sempre diverto a fare un digitale? po' di concept art. Questo è in digitale, pittura digitale. Faccio ogni tanto delle concept art strutturali così perché mi diverto a fare queste cose qua. In giro spesso vedrete questa, ora te la trovo. C'è un po' di materiale di genere. Ah, vedi le donne. Ma tu effettivamente hai fatto, adesso che ricordo anche. Forse me lo mandasti pure un volume di pin-up con altri autori, tra i quali l'amico Enzo Troiano e Sì. altri. Sì. Con
queste è ancora cose disponibile quel volume? È passato un po' di tempo, effettivamente. Ce n'è, allora, io non ne ho più. Possibile che Stefano Guerrasio ne abbia ancora uno. Due. Grande Stefano Guerrasio, che intervista. Una curiosità, voi siete molto presenti nelle fiere, mo' in chiusura. Sì. Avete già idea di dove vi possiamo beccare per disturbarvi? Guarda, e chiedere... Stiamo vedendo adesso se andare a Milano, che c'è un nuovo festival che non è ancora stato pubblicizzato. Ah, siamo okay. In trattativa, nel senso che non sappiamo ancora se partecipiamo, perché bisogna un attimo capire com'è l'organizzazione, diciamo, della cosa. Bisogna un attimo capire due cose. E quindi se fosse Milano, poi comunque se lo pubblicizziamo, perché poi ci daranno le solite icone da mettere in giro per far vedere. Sì, che sì. Diciamo, sicuro al momento non ci sai dire niente dove possiamo... No, no, è arrivata, guarda, ci è arrivata ieri la mail, quindi... Ah, ok. Quindi dobbiamo un attimo valutare, come sempre si deve un po' chiedere per capire, se no... Sicuramente adesso andiamo per il periodo estivo, non ci sono più festival, soprattutto in zona. Noi sinceramente non è che ci muoviamo tantissimo, perché allora abbiamo fatto un po' di anni dove abbiamo girato parecchio. Però girare vuol dire anche spendere un sacco di soldi, perché ovviamente fai tutto a tuo carico, a meno che non ti invitano, ma anche quando ti invitano sono federazioni, sono fiere piccole. Quindi al massimo ti pagano non il viaggio, ma ti pagano il tavolo. Sì, 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 vabbè, certo. Comunque non dispegno. Fate quelle di zona, però mi state in una zona anche a Genova. Sì, sì, per esempio, spostate. Il triangolo Genova, Lombardia, Piemonte. Cioè, voglio dire. Piemonte, noi, meno male, l'abbiamo girato. Siamo arrivati fino in Toscana. E ora poi bisogna vedere. Toscana sarebbe Lucca, avete fatto, immagino, di riflessione. No, abbiamo fatto proprio anche un'altra vicino a Firenze. Ah, ok, diciamo però dire. Sì, sì, avete una posizione geografica che non è male, diciamo, per andare a fare sì, sì, quello sì, sarebbe bello giusto arrivare a fare Roma o andare poi a fare da poco, fra poco ci sarà il Napoli Comic Con. Io spero che magari ci vedremo a un Napoli Comic Con. Dovremmo avere una condizione per poterci muovere con un po' più di tranquillità. Che poi Napoli Comic Con, senza nulla togliere le altre fiere, però è una bella realtà di grande ho tanti amici che ci sono molto attrattiva anche, diciamo, c'è tanta gente. Ultimamente lo scarabocchiatore è stato a Torino, quindi è salito un po' dalle parti vostre. Quest'anno, ad esempio, Torino l'abbiamo fatto 2 anni fa, però i 2 anni che anche in queste cose qua abbiamo fatto un po' una selezione di fiere, abbiamo visto quelle dove effettivamente ci conviene andare. Però secondo me Massimo Pini sarebbe voluto andare a Torino, perché c'è la zona rossa. La zona rossa a Torino, chiaramente sto scherzando, sarebbe quell'area con disegni erotici, sono stati tanti, anche Milan Bondi che sta nell'associazione nostra. Ah beh, sì, sì, ci sono. No, ma Torino è molto bella, poi ora che è ritornata anche in mano a Vittorio Pavesio, sta riavendo una vita un po' diversa, si sta un po', e sicuramente andrà a migliorare ancora. E noi ci siamo stati 2 anni fa, però non c'era ancora abbastanza spazio nell'area disegnatori, cioè... I disegnatori facevano parte comunque degli stendisti. Ah, siete andati a Artist Alley, nell'Artist Alley. L'Artist Alley in sé non c'era, quindi siamo finiti in mezzo agli stendisti, non è che abbiamo fatto tantissimo, perché noi comunque sia siamo conosciuti per modo di dire, cioè io ora sto facendo un pochettino di più con un discorso giusto Bugs, Bonelli, però non ho alle spalle una carriera, ad esempio io ho lavorato 3 anni consecutivi in Francia, per Hachette e Macma. Ho fatto 8 volumi e quindi ho lavorato parecchio lì, però non è arrivato niente qua in Italia. Vabbè, questa è una condizione di molti disegnatori, però mi permetto di dire te la stai costruendo la carriera. E poi tu sei il disegnatore di Darek, scusa. Sì. Che è un volume bellissimo, tra l'altro io vi consiglio di andare a vedere la pagina sui social che è intestata proprio a Darek l'ombra del lupo, e per acquistarlo sapere più cose come si può fare, Andrea, cosa ci siamo viene? Sempre allora siamo sempre con Manicomics, se non sbaglio, no, su Starshop, scusate, Starshop, sì. Ma Starshop. C'è un sito o qualcosa, la pagina c'è su Darek, la rispondono pure, perché... no abbiamo la pagina quella di Facebook, comunque siamo sempre attivi, non più come prima. Però diciamo che settimanalmente controlliamo tutto, se arrivano messaggi, cose del genere, comunichiamo. Per ora, tanto ora poi deve uscire il numero 3, nel momento che uscirà il numero 3 rientreranno in mercato anche gli altri numeri. Adesso alcuni non sono reperibili perché ogni tot mesi, se non sbaglio, levano il numero precedente e mettono quello nuovo.
quindi siamo arrivati no, con il numero 3 che è in uscita. Quindi, ricapitolando, al momento c'è in edicola Calia, Bugs Comics. A giugno uscirà Drago Nero della Bonelli Editore, però questo mi sembra scontato dirlo. E settembre dovremo uscire col terzo di Dark, perché usciremo con l'anteprima dal Bissola Comics. Io ti invito già da adesso. Ah, Bissola, bellissima realtà. Sì, cerchiamo sempre di uscire con Albisola Comics per avere l'uscita. Io ti invito già da adesso a presentare sia, se ti fa piacere, quando uscirà il tuo Drago Nero, sia chiaramente con Massimo questa volta, perché sì. Dal valore aggiunto, senza nulla togliere a te, però Massimo, sai, mette quel pizzico di pepe. Io lo dico sempre, lui è la parte mediatica, io sono lo scarabocchiatore. Scarabocchiatore, hai legato il nome all'associazione. Guarda, te l'ho detto, la prima esperienza di Luca, lui ha parlato per, penso, 15 ore di fila, e io ho disegnato per tante ore, perché la prima volta è stata una cosa, per noi è stata impressionante. E quindi io ero alla testa bassa a disegnare. Abbiamo fatto il conto, guarda, ho fatto 245 sketch. Oh, è mostruoso. Sì, sì, è stata una cosa... Beh, un'altra cosa che ti volevo dire è che abbiamo tastato con mano, sei velocissimo, quindi è una buona tecnica, sì, sei molto veloce. Ora devo cercare un po' di rallentare la qualità. Ah, ok, vabbè, però è, diciamo, la cosa che tenevi è che eri veloce e però mantenevi uno standard qualitativo. Diciamo che finora la cosa buona che sono riuscito a fare è rispettare sempre i tempi. Cioè, Calia io l'ho finito con un mese d'anticipo. Boh, aspettavo, cioè, ti avranno fatto un applauso, stanno ancora applaudendo. No, positivo, cioè, cercare di rimanere... Se, ecco, mi parlavi prima cosa consigliare alle persone che vogliono lavorare. Datevi delle scadenze e rispettatele. Perché comunque quando avete a che fare con editori che vi danno dei tetti, è importantissimo rispettare le scadenze, perché... Ci sono dei piani di mercato che vanno comunque, che corrono, non li puoi fermare. E ovviamente fare un lavoro mediocre, in più mettendoci anche troppo tempo, vi dico lavoro mediocre perché? Perché quando fate il primo lavoro non sarà mai al 100%. C'è la paura di sbagliare, c'è il fatto che qualunque cosa fate non vi piace. Perché succede sempre. E vedi quello e dici, però potrei farla meglio, e la rifai. E potrei farla meglio, e la rifai, però poi c'è l'orologio che corre, quindi... devi per forza consegnare e comunque non sei contento. Cioè io quando ora, ad esempio con Calia, con tutto il materiale che ho consegnato, un sacco di pagine, io vorrei rimetterci mano sopra, però non potevi farla questa cosa qua, perché il tempo è quello che è. Però questo succede a tutti i disegnatori, tutti quanti lo dicono. Sì, sì, certo. No, appena consegnato la vogliono rifare, quindi fa parte del DNA, secondo me. Però diciamo che una delle cose più importanti è nelle pubblicazioni è rispettare soprattutto i tempi. Rispettare le scadenze e rispettare i tempi. Perché un editore guarda tante cose, ma l'affidabilità è importantissima. A volte ancora superiore alla qualità in sé, nel senso, se un disegnatore è mediocre ma è una macchina da lavoro, viene apprezzata molto, perché può dare sicurezza. La sicurezza. Sicurezza per un editore è importante. Soprattutto nei seriali. Poi allora, questa live la girerò a tutti i ragazzi che vogliono diventare disegnatori, perché è stato un mini corso che hai fatto. Ma se serve, guarda, ben volentieri. Poi se ti chiamo, gli dico anche che volendo possono chattare con te e chiederti consigli. Perché assolutamente, non ho assolutamente nulla da nascondere, nel senso. Ci mancherebbe. No, tanti sono i segreti. Ti ringrazio della disponibilità, sei stato come sempre gentilissimo. Sono arrivati i pazzi. Ok, abbiamo concluso. Comunque ringrazio chi ci ha seguito fino adesso con i commenti. Saluto caramente Massimo, riportagli i miei saluti, Giovanni Talami, che sono il gruppo di autori di Darek. Ti faccio un in bocca al lupo per Drago Nero in uscita. Grazie. E per tutta la tua carriera prossima futura. Allora ci aggiorniamo. Saluto a tutti. Alla prossima. Ciao. Ciao, ragazzi.